Lo so, ho i capelli rossi, voi in realtà non lo sapevate ancora, cioè a meno che non abbiate Instagram, comunque vedete il video dove li tingo un po' per gioco tra un po' di giorni, quindi non fatemi domande del perché io abbia i capelli rossi, però sto benissimo, grazie, vero? Cioè in realtà non sono truccata, mash. Faccio questo video perché settimana prossima inizia il collegio e vi è piaciuto tanto 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 tanto, così io e Giulio abbiamo iniziato la nuova rubrica, quindi al via con i provini. Sono online su Nerd Verdoso, trovate in descrizione. Comunque chi se ne frega delle felpe, perché oggi è tornato il mio Giulietto. Finalmente, da quanti mesi lo aspettavate? Tantissimi. Anche perché siamo partiti con 7 mesi di ritardo l'anno scorso. Quest'anno non vogliamo essere in ritardo e quindi iniziamo subito con i nostri provini del collegio, perché finalmente sono usciti sul sito, perché hanno messo online i primi provini e noi siamo già qua pronti in trepidazione a iniziare con la prima puntata. Vi ricordo che un episodio uscirà sul mio canale, un episodio uscirà sul canale Giulietto. La nostra serie è divisa in due parti e andiamo, iniziamo con i primi. Giulio, iniziamo con provini Fazzi, Tranzillo, Crespino, Corio, Dolelfi. Pronti? Ho 16 anni, vengo da un paesino in provincia di Pavia. Sono Vincenzo Crispino, ho 16 anni, vengo da Scampia, Napoli. Sono Gabriele Corio, vengo da Settimo Milanese in provincia di Milano. Mi chiamo Claudia Dorelfi, ho 14 anni, vengo da Roma e capelli, aveva i capelli quadrati. Sì, ma sono in tanti in questi provini qua, dobbiamo essere molto molto attenti. La terza media. Terza media? Ma c'ha 20 anni quella, ma dove? Chi ha dipinto l'ultima cena? Da Vinci. Vediamo la risposta. Da Vinci! Sì! Mamma mia! Sei tutte, Giulio! Pronti? Andiamo! Niente, qual è? Però devo un attimo. Gelalo. Leonardo da Vinci. Ok, brava. Non la prendo, non la prendo. Troppo intelligente e troppo soft. Lui già ci piace di più, perché noi dobbiamo indovinare chi poi entrerà nel programma. Certo. Gesù. Hai 20 anni, hai l'età di Gesù a momenti, come fai a non sapere chi ha dipinto l'ultima cena? Lei mai che è in terza media. Ma Gesù faceva un pittore. Certo. Michelangelo. Beh. Vabbè, però almeno è più vicino di Gesù, sì, dai. Ma ci ha pensato 6 ore, fa niente, ha più vicino di Gesù. Fai lo spelling di precipitosa. Neanche lo sai leggere. Vabbè, lo so dire, precipitosa. Collegio. Precipitosamente. Lo spelling di fare P-R-E-C-I. Sì. Vabbè, è semplice. Cos'è che ha fatto? C'è una mano. Cos'è che ha detto? Fermo. Esaccio full spelling di casa. Allora, ah, lui fa lo spelling di casa, non di quella parola lì. T-R-E-C-I. Oh mio Dio. Precisa. Ha sbagliato la parola. Precisamente. Allora, P, R. Oddio. E. Oh. C. Oh. Non è molto difficile. I. Oh, ma lui ci sta prendendo. T. No, precipito. S. Preciptos. N. Niente. Mi mancano un po' di vocali. Ma l'ha detto. Come sono forte, ragazzi. L'ha detto in napoletano. Precipitosamente. Questo lo mettono dentro, Precipitosamente. In napoletano, è stato bravo. Con quali stati confina il Giappone? Corea, Cina. Giappone. Ma gli stati, cioè, non comprende l'acqua. Ah, non comprende l'acqua? Pensavo che, cioè, Giappone è un'isola. Oddio, devi dire che è un'isola. Perché io penso che comunque confina. No, io penso che la risposta sia un'isola. Ah, ok, allora non lo so. Proviamo. Nessuno! Sono troppo forte! Non che io ci sia stata già 6 o 7 volte, però. Ma io pensavo che dicesse a cose vicine. No, confina vuol dire che è attaccato. Qua hanno confinato sul mare. No, ho capito. A nessuno. Geografia a pedali, Geografia a pedali. Il Giappone è un'isola. Ma non sarai mai presa tu! Sei troppo forte! Non dico nel mare. La Cina? Ah, la Cina? La Cina che vuole sta? Russia. La Russia, L'Austria. Sì. L'Austria, famosissima Austria. Se confinasse con l'Austria, ci sarebbe 3 ore di volo. Comodissimo per noi. La Germania. E la Germania, certo. Ma l'Austria non sta dentro la Germania. Perché sta? La Germania. Perché sta aggravando la sua risposta? Va bene così. Cos'è il buco nell'ozono? Se non sanno rispondere a questa, ragazzi, mi metto a piangere. Come lo definiresti il buco nell'ozono? Penso che sia un. Non lo voglio sapere, voglio vedere cosa dicono loro. Assottigliamento dello strato più esterno dell'atmosfera della Terra.
Pronto. Non lo so, però è difficile dire cos'è precisamente. Un buco dentro l'azoto. Sì. È una specie buco nero. È un'apertura nel ferro di un zono. L'uomo quadrato! Aspetta, ce l'ha l'uomo quadrato, un secondo, ce l'ha. È un'apertura nel ferro di un zono che lascia passare i raggi ultravioletti che quindi... Però ci sta. ...provoca il riscaldamento globale. Ci sta, molto intelligente. Se un'apertura eravamo morti, effettivamente. Però è un foro incastrato nel cielo, nello spazio. Vabbè, comunque sempre però... meglio dalla tipa che confina con la Germania. Ha detto nello spazio. Toccati l'omero. Allora, l'omero... Io lo so. È un osso... Allora, qua c'è ulna e radio. L'omero è nella gamba. L'omero è nella spalla. L'omero... È più facile di quel che pensi. È il classico osso a forma di osso, l'omero. E allora sarà nella gamba. L'anatomia la lasciamo perdere, vero? Dai, è l'osso del braccio. Allora, devo far vedere... Lui è sempre... ci mette 6 anni. Come sta? È questo? O questo? No, qui c'è radio ulna. Quello ci ho preso, dove è questo? Qui? Sì, no. È il ginocchio. La caviglia, però, quello che sta qua, credo. No, è il malleolo. No, ci ho preso! Attenzione, l'idolo! Lo sai solo perché lo spezzai. Ah, ecco perché lo sa, perché lo spezzò. Lo sai solo perché lo spezzai. Sofì, il seguente problema. Sei in vacanza a Riccione con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo a testa. Okay. Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Okay. Quanto spendete in totale? 150 per 9. C'hanno anche il foglio col pennarello, possono fare... 150 lire. Basta, parla che basta che fai 900. Per 10 togli 150. Esatto. Cioè, semplicissimo, fai 150, 0,0 fai 1500 e poi ci togli 3,50. Chiaramente bisogna fare 150 per 9. Non si può avere una penna, una calcolatrice o qualcosa? No. 0, 9, 3, 5, 3. Perché è sbagliato 150 per 9? No, 150, non è sbagliato. 900. No. 1350 lire. Giusto. 4050. Quando dove l'hai tirato fuori? No, 4500. Ah, scusa. 1350 lire. Brava. Però sono in vacanza in giorni con altri 9 amici, quindi ci sono anche io, quindi siamo in due. Ha ragione! Oddio! Ha ragione! Con altri 9 amici, allora semplicemente 1500. È un genio lui, non entrerai mai, bro. Ah, ecco perché non saremmo entrati, probabilmente. È per 10, ok. 6000. C'è arrivata, però comunque i conti non li sapevano. Okay. Però questa era tra bocchetta, era difficile. È vero. Bravi. Quindi sono... Però lo stanno facendo arrivare gli autori, perché sì, guarda caso sì, tutti sì, si stanno... 1500 lire. Ok, bravo, mi è piaciuto. Andiamo col prossimo. Vai. 9 minuti, dai, andiamo col prossimo, poi te li lascio a te. Vai. Aspetta, vediamo i nomi. Lovecchio, Brondin, Russo e Sofì. Vengo da Palermo, ho 14 anni. Io mi chiamo Martina Brondin, ho 16 anni. Questa sembra che ho 13 anni, Russo, ma cosa sta succedendo in Italia? Mi chiamo Carola, ho 15 anni, vengo da Torino e frequento l'Istituto Tecnico per il Turismo. Quello che ho fatto io, quindi lei è un genio. Più o meno. Se fossi al governo, alzeresti o abbasseresti le tasse? Quindi risposta aperta. Tutti diranno che le abbasserebbero, vediamo. Però devi motivare. Assolutamente, vediamo perché le abbassano. Oh, domanda difficile. Abbasserei le tasse degli italiani perché già paghiamo un botto. Quindi, a prescindere... Già paghiamo un botto. Noi paghiamo tanto. E quindi le abbassiamo. Per, diciamo... lo sviluppo dell'Italia, alzare le tasse le alzo, se no le abbasso. Ci sta? Una risposta con un minimo di senso logico. O pagano tutti, quindi si abbassano, se non paga, se paga la metà della gente devi alzare dal doppio, per favore. Ma non ha senso, quindi vuol dire che gli onesti che le pagano esatto. Devono pagarle per quelli che non le pagano. Gli altri non le pagano. Un genio, al governo subito. So cosa farei, perché sinceramente se le alzi dai fastidio al popolo, invece abbassandole daresti quello che vuole il popolo, però come fai a sistemare le cose dello Stato? In realtà è semplice, cioè le abbassi in modo che tutti le possano pagare e quindi non c'è chi le va. Se fosse così semplice lo farebbero, però nessuno Giulio! Nessuno l'ha detta la cosa semplice, uno io ha detto che le alza così non chi non le paga. Non sarei rispondere a questa domanda. Quindi non andrei al governo. Ecco, la mia risposta sarebbe quella probabilmente. Perché è importante pagare le tasse? Perché ogni cittadino usufruisce dei servizi che la nazione offre e questi servizi vengono poi pagati con le tasse. È perché quando paghi le tasse, praticamente, come si può dire, hai l'accesso a una serie di, non privilegi, a una serie di... Ci sta! Perché se no non c'è la luce in casa. No. Quella è la bolletta, che non c'entra niente con le tasse. Perché se no non c'è l'acqua. Ma anche l'acqua, Giulio, dai, non c'è la luce. Possiamo lavarci.
piace, quindi io mi devo lavare. Penso che devi lavarsi lei. Penso che l'acqua in Italia non sia neanche più tassata. No, noi abbiamo nel condominio c'è una piccola però comunque è una bolletta. Una roba aspetta, Giulio, un secondo, ti sei perso la hit. E io mi devo lavare. Si deve lavare. Io no. Ma tranquilla, con me potete togliere la tazza sull'acqua. Quindi io non voglio puzzare. Non vuole puzzare. Scusa, hai ragione. Le fontanelle, nei parchetti dei cani. Al mare al massimo. E per imparare tutto quello che serve. No. Penso che quello sia tipo educazione civica a scuola, però. Cioè, sono utili quelli che non le pagano, sono degli ignoranti. Non hai detto niente. È importante lavarsi. Ancora? Oh, ci dà lei. Ci dà con lavarsi. Oh, lavatevi, è importante, eh. Oh, ma non vi lavate, ma che fate? È importante lavarsi. Ragazzi, pagate le tasse. Pagate le tasse perché è importante lavarsi. Chi è E.T.? Un extraterrestre. Quello del film. Ma lo dice E.T. vuol dire extraterrestre? Lo sai che era il mio film, che io sono rimasta traumatizzata. Ma chi un qualsiasi no, bambino molto abbia visto E.T. è bruttissimo, cioè. Un protagonista, una lira, un protagonista è l'ho mio film. E.T.? Ah, ma perché magari loro sono piccoli, non lo sanno. Esatto, guarda che effettivamente, magari non lo sanno per questo, ma ha traumatizzato quel film. La scena dove praticamente mi sembra la mamma che apre perché lui ha nascosto E.T. tra i pupazzi e c'era lui con sto testone. È lungo, mi ha traumatizzato. Un mostro è l'alieno che ti telefona a casa. Vedi che lo sa. La trama non me la ricordo così. Arriva l'alieno, fanno c'è stato il bambino, ci sono gli altri alieni, poi lui va via. Non ricordo gli altri alieni io. Guarda, io l'avrò visto che avevo 4-5 anni, quindi sinceramente non ti so dire se c'erano altri alieni. Cosa significa narcisismo? Quando ti piace penso troppo. Penso che puoi chiederlo anche al mio cane o al mio gatto cosa vuol dire narcisismo. Io sono narcisista, nel senso che io penso di essere più bella e migliore degli altri in tutto. Sì, ci sta. Io sono narcisista. All'opposto tu non di quello lo sei. Che sono io. Non è vero. Cioè, io ne sono convinta. Lì c'è la porta, se vuoi. C'era la redazione di prima, cioè, guarda, quella... Io sto mezz'ora della mia giornata guardando lo specchio. Effettivamente è una parola che penso sappiate tutti. Tempo che nessuno gli darà mai indietro a lui. Esatto. La mezz'ora però tutti sapete che cos'è la parola. Immagino lui in camera sua. Quanto sono bello, guarda i miei muscoli, sono bellissimo. Risolvi il problema. Nella sua cantina Bobby conserva 12 bottiglie di petrolio non raffinato. Cerchiamo di non farci fregare. Ok, Bobby. Ogni bottiglia ha una capacità di 1500 ml. Quanto petrolio ha in totale? Bottiglie di petrolio non raffinato. Ma dovrei sapere la conversione fra petrolio normale e petrolio non raffinato. Stavo cercando di capire quello, perché sennò, scusa, basta che fai... Vabbè, la moltiplicazione. Per 12. Però aspetta, c'è un po'... Magari Bobby non è una cantina. Fino a Bobby conserva 12 bottiglie di petrolio non raffinato. Ogni bottiglia... Però una bella voce lui. Fermo. Guarda però cosa gli chiede qua. 1500 millilitri e qua devono trasformarla in litri. Ecco, c'è il trabocchetto. Di 1500 millilitri. Quanti litri di petrolio ha in totale Bobby? E poi è un litro e mezzo. Sì, sì, quindi semplicemente. Basta fare esatto. Un litro e mezzo per 12. 15 per... Dei... Guarda cosa hanno scritto. Dei... 1500 per 12. No, sei caduta nel trabocchetto. No, ma ci sta, può fare 1500 per 12 e poi togliere... Ah sì, no, poi però deve convertire in litri. Esatto, basta che togli due cose. 30. Però sono belle queste millilitri, decilitri, centilitri. Queste qui sono litri, le stesse cose che ci sono tipo nelle prove invalsi, quelle robe così. Sì, sono tipo tutte domande. Io me le ricordo che facevo elementare. Prove così. Oddio, lei sta per scoppiare. Guarda. Dai, raga. Ce la potete fare. Non pensare troppo. Oddio, ma cos'era quella trisciata? 13. Lui ci ha preso, No, 17.00. Fa così col dito per aiutarsi. Ah, litri. Vedi, gli hanno aiutato. Noi ci siamo arrivati, fatti 10. Potremmo andare al collegio. Però c'è arrivato anche lui non ci arriva. No, gliel'ha detto il tipo. Ah, ok. Ok, litri. M, centilitri. Decilitri. 18 litri. 70, 80. 180. Cosa? Litri. Soli. 180 litri, certo. Quanto petrolio, è ricchissimo. Bobby, volevamo dirti, se vuoi venderci un po' di petrolio, noi siamo qui, ti diamo il tuo indirizzo, il nostro indirizzo di casa. Comunque, ragazzi, a noi fa sempre un sacco ridere fare queste cose del collegio. Quindi, il prossimo video uscirà tra, penso, 2 o 3 giorni sul canale di Giulio. Rimanete collegati, scrivete qui sotto nei commenti se vi piace la serie e qual è stato il preferito esatto che entrerà qua. Io un po' di nome ce li avrei, però vediamo, cioè non possiamo ancora sapere, lo scopriremo poi. Sorpresa.